Sono rimasto allibito dall'intervento. Giorni di festa qui a Bari, in occasione di un evento straordinario, quello della laurea di Silvio Pagnotti, e in occasione di questa magica festa abbiamo ascoltato alcuni suoi amici. Sentite cosa dicono su di lui. Agghiacciante quello che dicono! Agghiacciante quello che dicono! Allora, siamo qui, Osteria 44 Gatti, insieme al dottor Cesario. Dottore, in questo giorno così importante, la laurea del tuo fratello, praticamente di tuo fratello Silvio, come ti senti? Qual è il tuo quali sono i tuoi sentimenti? Senti, è un giorno veramente importante per me. Sono veramente emozionato e contento per un amico, un giorno veramente desiderato da ormai tanti anni, soprattutto nell'ultimo anno. E niente, sono veramente emozionato e basta, non so cos'altro aggiungere. Fra. Passiamo la parola a Francesca. Niente, io posso dire che sono soltanto orgogliosa di lui, perché in poco tempo alla fine è riuscito a dare un sacco di esami, tutti concentrati l'uno vicino all'altro, e posso dire veramente che è stato bravissimo e sono veramente orgogliosa di te. Un bacione, ti voglio bene. Facciamo tutti e tre gli auguri insieme a Silvio. Tanti auguri, auguri Silvio. Allora ragazzi, innanzitutto diteci i vostri nomi e soprattutto perché conoscete Silvio. Ciao, sono Ruggero, ho conosciuto Silvio all'università. Basta, non devo dire nient'altro. Ciao, sono Rio e ho conosciuto Silvio in collegio, il mio primo anno in collegio, però lui c'era già e abbiamo condiviso i primi anni in collegio insieme. È stata una delle persone, il primo anno è stato molto importante per me. Ciao, sono Giacinto e ho conosciuto Silvio prima in collegio e poi vabbè a Cerignola, dove abbiamo passato diverse serate e ci siamo divertiti sia in collegio, qua a Bari, in università, che a Cerignola come ragazzi, vabbè, niente di particolare. Ecco, la prima domanda vogliamo capire, come vi siete divertiti, diciamo, niente di particolare, in che senso? Niente, solite uscite, un po' di ragazze. Niente, le solite cose che si fanno in giro, a Cerignola soprattutto. Ma così come anche a Bari, nulla da togliere, anzi. Si può qualche cosa a Bari. Si è abbastanza schiacciato davanti alle luci. Sono problemi che ti interessano questi, fatti tuoi, se ne vada per favore, non disturbi l'intervista, dai. Ecco, ma per te Silvio è stato importante per il primo anno, soprattutto perché tieni molte occhiaie, cioè ti ha fatto passare notti insonne? Sa proprio di sì, sinceramente, sì, però devo dire che abbiamo alternato le cose, alla fine è un ragazzo che si è impegnato quando c'era da impegnarsi, quindi storto e dritto siamo riusciti ad andare avanti. Mi sono laureato qualche giorno fa pure io, quindi fa piacere quando raggiungiamo traguardi che abbiamo cominciato insieme e che riusciamo a raggiungere allo stesso periodo. Ecco, per te un aggettivo che vuoi definire Silvio, festeggiato? La cosa più facile del mondo sicuramente. Un amico, cioè non è un aggettivo, però un amico più che un compagno di avventure. Cioè anche io con lui mi ho passato un sacco di serate insieme universitarie qui, quindi ci siamo divertiti un sacco insieme. Quindi un aggettivo non è tanto giusto, più che altro un compagno, un amico, un grande amico. Un'ultima domanda, tutte e tre insieme, augurate al nuovo dottore, insomma, tante belle cose, un augurio particolare. Beh, senz'altro, va bene. Un grande augurio, un grande in bocca al lupo per quello che farà, e sicuramente non mancheranno sempre le nostre serate, le nostre avventure, i nostri divertimenti. Quello che sia solo il primo, diciamo, di tanti traguardi che sicuramente merita e che speriamo tutti che avrà e che magari condividiamo. Vabbè, nulla da togliere, hanno già detto loro quello che c'era da dire. Non posso aggiungere altro. Sì, Gaetano, prego, ecco, si presenti e innanzitutto come fa a conoscere. Piacere che è tornato a Cardi. Niente, io e Silvio siamo anche imparentati, se non lo sapete, sì. È un mio cugino, siamo cugini di terzo grado. Sì, il mio nonno con il nonno erano cugini. Orgoglioso di questo vincolo
Parentale? Sì, orgogliosissimo, guarda. Abbiamo comunque trascorso un bel po' di tempo insieme con Silvio. E abbiamo fatto scuola assieme. Tutto molto, molto bello, guarda. È un aggettivo per definire il neodottore, Silvio? È una domandona, eh. Ho bisogno un po' di tempo. Sì, però, siamo qui tipo tre ore e mezza, tanto non diamo fastidio. Belletario, guardi. La sparo così, sì. Belletario. Può bastare. A questa tonalità tipo Silvio Berlusconi. No, vabbè, è la telecamera, è, sì, sì, è, mi rende così. Adesso ci troviamo qui con il grande Salvatore. Passo e chiudo, arrivederci. Di Bari. Bari, si sente proprio dall'accento. Allora Salvatore, un saluto a Silvio, fai tanti auguri per questo giorno. Che questo, diciamo, giorno sia un trampolino di lancio per un futuro migliore, dato la situazione generale abbastanza complicata. Spero che comunque col tuo sforzo e lo sforzo di tutti quanti noi possiamo andare avanti. Salve cameriere. Fai meno il serio, sciogliti, fai sì te stesso. Sono così, no? Quando sono queste cose bisogna essere seri, perché comunque, diciamo, la situazione è abbastanza particolare, quindi diciamo noi ce la mettiamo tutta proprio per, ecco, poter andare avanti. Un altro pezzo grosso della comitiva. Cosa vogliamo dire? È un grande Davide. Un grande. Una bellissima notizia per Silvio. Da quando è che lo conosci? 7, 8, 10 anni. 10 anni. E lo sopporti? E l'hai sopportato finora? Hai voglia. Sei contento di essere suo amico? Assolutamente sì. Lo conosci da 10 anni e hai perso così tanti capelli? Assolutamente sì. Ecco Salvatore, un'altra domanda. Un aggettivo per definire Silvio? Ansioso. Perspicace. Beh, tutti insieme adesso mi dovete fare un augurio a Silvio. Tutte e quattro insieme. Ok. 3, 2, 1. Tanti auguri, Silvio. Sono Raffaele Sivieri. Ho conosciuto Silvio in collegio. Ecco, come mai hai conosciuto questa disgrazia? Questo grande. Mio amico Ruggero. L'avete conosciuto prima, credo. Fabrizio, in facoltà anche. Studiamo la stessa cosa. Siamo stati bocciati insieme a un sacco di esami, però alla fine ce l'abbiamo fatta entrambi. C'è anche un altro. Ci dicono che ti ricordi. Tramite lui è conosciuto, sì. Mi ricordo benissimo, in ascensore. Lo ricordi? In ascensore mi chiese diritto pubblico. Bravo. Cioè, voi mi state dicendo che in ascensore eravate tutti maschi e parlavate solo di diritto pubblico? Infatti Silvio si divertiva molto quando eravamo tutti maschi in ascensore. Purtroppo. Poi mi ricordo una scena, io sono di Fasano. Sì. Come forse ben sai, conosci che Fasano con Cerignola. C'è una rivalità. E ricordiamo anche la finale di Coppa Italia, visto che ci troviamo, dai. Bravo. Dove un ragazzo ha perso la mano. È un ragazzo di Fasano, per colpa dei fasanesi, che sono tutte delle scimmie. Ecco, un aggettivo che per definire il neodottore. Però me la dovevi dire prima, ci devo pensare. Che cosa hai detto? Un aggettivo. Simpatico. Io voglio dire una cosa, io spero adesso, questo verrà visto da Silvio, vero? Sì, certo. No, Silvio, per favore, adesso ti sei laureato, quindi basta dire ogni volta, Silvio andiamo a prendere il caffè, no Fabri, devo studiare, andiamo, scendiamo, no devo studiare, basta, adesso esci, goditi la vita, riprendi ad uscire con noi amici, eccetera, eccetera. Inizia a studiare con specialistica. Aggettivo. No, intrigante. A posto. Sono tutti ringrazio il professore. La delegazione assunse le sue rilevanti a partire dalla metà dell'Ottocento. Provvita dalla comunità spazio-marittima e la maggior accessibilità di questa dall'organizzazione di viaggi collettivi, sotto il patrocinio delle compagnie di navigazione. Okay. Posso dirti una cosa? Dimmi. Io, guarda, sentendoti leggere, ho perso completamente la testa per te.
Allora, ragazze, ah? Dì. Allora, ragazze, fate tutti quante insieme un augurio al neodottore. Augurio! Sì, che fa bello un po'. Non ci fa il grosso bucchino. No, raga, basta! È peccato, ci sono i genitori. Dai, basta. Siamo fatti la nonna, fate. Non sono abituata a il pelo, devi prendere il pelo. È il pelo. Vieni a crescere il pelo. Se scendiamo di... Auguri, Silvia! Basta, ora dai. Più che sufficiente. Un attimo, no.